Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Mosca Vita. Un paio di giorni fa ho messo su una foto su Instagram chiedendovi di lasciarmi alcune vostre domande che avrei risposto poi in modo velocissimo, quindi proprio a raffica, qui in questo video su YouTube. Se non mi seguite su Instagram ve lo lascio qui sotto, iscrivetevi, se non avete Instagram fatelo solo per me, vi prego. Oggi voglio rispondere a più domande possibili in magari 15-20 minuti, quindi andrò di domanda in domanda che mi avete lasciato in ordine di precedenza. Io ho ricevuto ben 100 commenti, ragazzi vi ringrazio veramente tantissimo, se potessi risponderei a tutti, lo sapete, ma a volte non è proprio possibile perché sennò il video dura 2 ore e poi, cioè sì, perdo la voce, dura 2 ore e non c'è più nessuno che lo vuole vedere. Allora, prima domanda di Ale Campiglia, domanda insolita: come funziona iscriversi all'università all'estero? È difficile? Dopo la triennale ho intenzione di fare la magistrale fuori, consigli? Ciao grande. Allora, per tutti quelli che vogliono o che volessero venire qua in Inghilterra a studiare, dovete ovviamente stare attenti adesso con Brexit, perché non so bene se cambiano un po' di cose. Però vi consiglio a tutti di andare sul sito che si chiama ucas.co.uk. Che cosa succede su UCAS? È dove ci sono tutti i corsi, potete vedere tutti i corsi di tutte le università e potete ricercare un certo corso specifico e vedere che università offre quel corso e quali sono i entry requirements, ovvero che cos'è che dovete fare per essere accettati, magari, che ne so, vi dicono un certo voto alla maturità, un certo voto alla laurea, queste cose qua. Quindi vi consiglio a tutti di andare a vedere quello. Se invece volete andare in alcune università inglesi molto molto top, allora c'è Project Access, che c'è un mio amico che è il capo in Italia, quindi vi consiglio, lascio anche qua, Project Access, praticamente vi aiutano e vi mentorano tutto il percorso. The Dark Knight 01: qual è la principale differenza tra il fitness in Italia e quello all'estero? E quale preferisce a livello di ricerca scientifica, youtuber, approccio alimentare, di evento, eccetera, eccetera? Allora, ovviamente l'Italia sta un po' indietro per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda i social, per quanto riguarda la gente che crea contenuti. In America lo stanno facendo da 10 anni, cioè YouTube esiste da 10 anni e anche con l'internet è cambiato tutto. Ovviamente in America sono molto più avanzati, quindi c'è, ci stanno più YouTube che fanno ricerca scientifica e i contenuti sono semplicemente di un'altra qualità. A me quello che mi piacerebbe in Italia più che altro è che sento che ci sta un odio di questo, c'è una competizione assurda tra tutti i fitness youtuber. È come se, che ne so, quelli che seguono me, allora devo essere in competizione con qualcun altro, perché vuol dire che chi segue me allora detraggo a qualcun altro. Infatti, cioè, non facciamo nomi, ma lo sapete anche voi, se seguite un po' il fitness in Italia, sempre a darsi addosso, sempre a criticare gli altri. Invece io penso che ognuno di noi dovrebbe pensare a se stessi e dovrebbe essere amici normali, cioè siamo tutti persone normali. Il fatto che io ho YouTube, che tu hai YouTube, che hai un canale più grosso del mio, che abbiamo, cosa cambia? Cosa cambia? Siamo tutti uguali, siamo tutti qua con la stessa passione. Non ci dovrebbe essere questa competizione, dovremmo aiutarci e dovremmo fare più collaborazioni insieme, ma naturali, come se fossero amici, non a scopo di fare qualcosa. Cioè, queste cose proprio non capisco e penso che in Italia sia in ritardo, ma tempo 1 o 2 anni e penso anche voi che ci seguite farete delle scelte migliori e penso che riusciremo a creare qualche cosina del tipo la fitness industry in America. Farai mai un cheat day? Come detto faccio la dieta flessibile, quindi non faccio quasi mai cheat day perché provo a far rientrare tutto nei miei macronutrienti. Ad esempio, ieri sera mi sono fatto, avevo voglia di un gelato e non sapevo che fare, che faccio nel gelato? È uno sgarro considerato da tanti. Che cosa ho fatto io invece? Ho deciso, per cena mi faccio un'insalata, ho fatto un'insalata con dei pomodori, insalata verde, un po' di pollo, un po' di crostini e poi mi sono permesso uno di questi healthy ice cream. Quindi ho trovato un barattolo di gelato con 400 calorie e me lo sono consumato. Io penso che 80% cibi buoni e 20% cibi cosiddetti cattivi, che però vi aiutano a restare costanti con la dieta, otterrete più risultati che 100% pulita, dieta pulita, dieta pulita, dieta ferrea per 5 giorni e poi il weekend vi lasciate andare, fate uno sgarro ogni 2-3 giorni, eccetera, eccetera. Quindi un cheat day lo farò pesante quest'estate, magari 10 o 20 mila calorie ci proveremo, ma se no non lo faccio veramente quasi mai. Obiettivi per fine 2018: fisico, prestazioni in palestra, YouTube, studio, comprarti qualcosa, eccetera, eccetera. Allora, questa è un'ottima domanda, mi piace un sacco perché alla fine non ci penso e mi fai ragionarci. In termini di fisico voglio comunque migliorare, magari sì, i miei progressi non sono più così rapidi, anche perché sono nel terzo anno di allenamento fatto bene e ho buttato via 1 o 2 anni in precedenza prima di quello, quindi comunque i progressi saranno lenti, però io voglio comunque migliorare il mio fisico di anno in anno, se è anche di poco, ma per me, a patto che progredisco, sono contento. Quindi sicuramente fisico un pochino più grosso e un pochino più definito, quello ovvio.
Per quanto riguarda prestazioni in palestra, voglio aumentare di forza, voglio arrivare a fare 100 kg di panca piana abbastanza facilmente, quindi poterlo fare come i miei set normali. YouTube? Quella è una bella domanda, perché per me la cosa importante è aiutare la gente che già mi segue. Capisco che c'è tanta gente che vuole sempre ottenere di più, ottenere di più, ottenere di più, ma alla fine, per me, io voglio aiutare voi che mi avete già dato la fiducia. Iscrivendovi al canale, guardando questo video, lasciandomi like, voi mi state dando la fiducia. Io non voglio stare sempre alla ricerca di più, di più. Io voglio aiutare voi che mi avete già dimostrato che vi fidate di me, che potrei essere un vostro amico se ci vediamo così per strada. Quindi per me è quello. Ovviamente, se arriviamo, diciamo, a 70.000, 75.000 iscritti, mi farebbe veramente piacere entro la fine del 2018. Non so se è possibile, lo vedremo insieme. Comprarmi qualcosa, ragazzi, non so se state notando, ma tutto quello che sto facendo col canale lo provo a reinvestire nel canale, perché alla fine non mi interessano troppo le cose materiali, mi interessa molto di più viaggiare e mi interessa molto di più far crescere questo canale. Quindi tutto quello che sto facendo lo rimetto nel canale e penso che sia una cosa, alla fine, che se vuoi crescere un business è questo che devi fare, perché tu puoi sì risparmiare 5.000 euro e poi andare a comprarti una macchina e girare a dargli c'è la macchina, oppure puoi prendere quei soldi che ti sei fatto e reinvestire nel canale, prendere più attrezzature, prendere nuove fotocamere, aumentare la qualità, che ne so, portare qualcun altro nel team che ti possa aiutare ad essere più efficiente, queste cose qui. Secondo me, facendo in questo modo, è come fai crescere alla fine il tuo business, è come riesci a provare, quindi riesci a dare più contenuti di qualità anche a chi ti segue, ed è così, è un processo di migliorazione continua, che è quello che voglio fare. Quindi ti dico, viaggi, perché mi piace un sacco viaggiare, ragazzi, e se potessi viaggiare sempre, cioè letteralmente se potessi viaggiare tutto l'anno, sarebbe quella la mia vita perfetta. Vediamo, questo è quello che so al momento. Vedremo insieme se mi starete ancora seguendo a fine 18 dove arriveremo, però col canale diciamo 70-75 mila ci arriviamo. Allora, ciclo di forza sulla panca piana durante definizione. Pessima idea perché in carenza di cal non puoi avere le migliori prestazioni. Ottima idea in modo da ridurre al minimo la massa muscolare persa perché altamente stimolata. Ottima domanda. Quando state in definizione, praticamente dovete pensare: ok, non metto più massa muscolare, devo provare a mantenere il più possibile la mia massa muscolare attuale. Per un principiante o qualcuno che riprende ad allenarsi, non è vero, perché potete fare entrambe le cose allo stesso tempo, ma quando si sta in definizione, soprattutto dopo 1 o 2 mesi di definizione, quindi più dura il tuo cut, più non metterai massa muscolare, più rischi di perdere massa muscolare. Che cosa devi fare? Secondo me un ciclo di forza e basta non è la cosa migliore, perché è vero, dobbiamo mantenere la forza, ma più e più ricerca scientifica sta dimostrando che anche il volume è importantissimo per un natural per mantenere la massa muscolare. Quindi mentre prima si pensava solamente ah sì, devi applicare sovraccarico progressivo, devi mantenere i carichi, adesso sia i carichi ma anche il volume. Quindi farei comunque sempre, se sei un natural, a meno che non sei un powerlifter, sempre un mix di forza e un mix di ipertrofia, che puoi fare varie sedute diverse, quindi puoi fare sedute di forza o di ipertrofia, una sorta di daily undulating periodization, oppure fare entrambi nella stessa seduta. Le proteine in polvere si possono prendere come spuntino la mattina o il pomeriggio, anche se è un giorno in cui non so, non si va in palestra. Pietro, certo, perché non importa le proteine in polvere in sé, l'importante è il totale di macronutrienti, quindi di proteine, nell'arco della giornata. Quindi non importa se tu stai a riposo o se stai in giornata di allenamento, io consiglio sempre di consumare comunque la stessa quantità di proteine sia nei giorni di riposo che nei giorni di allenamento. Quindi se le proteine in polvere ti aiutano a colpire il tuo obiettivo totale, perché non ci riusciresti con la carne, con gli yogurt, queste cose qua, non ci sono assolutamente problemi e anzi ti consiglio di prendere proteine in polvere ogni giorno, ma non per prendere proteine in polvere in sé, non sono loro che sono magiche, ma per colpire il tuo numero, il tuo totale di proteine nell'arco della giornata. Dennis, il vacuum può avere benefici fisici? Penso proprio di sì, perché sennò non ci sarebbero motivi che Arnold, se vedete Vitruvian Physique, un canale inglese, lui fa sempre il vacuum. Io personalmente, dato che non sono così, forse vorrei dire fissato con l'estetica del bodybuilder enorme, non faccio il vacuum, magari in futuro inizierò a fare il vacuum, ma in questo momento non lo faccio, perché non è che dico che è un tempo perso, ma devo veramente stare attento col tempo che cosa faccio e in palestra vado per fare sala pesi, vado per fare un allenamento pesi per gli addominali. Penso che il vacuum possa risultare molto molto utile in caso dovesse fare una competizione di bodybuilding, che dovete proprio essere perfetti, dovete avere una pancia piattissima, allora lì sì. E ovviamente se vi interessa. Però
ma io personalmente non lo faccio, però benefici fisici sicuramente penso che il girovita, comunque i fianchi, comunque la pancia diventi un pochino più sottile, ma non è che bruciate il grasso, attenti, è semplicemente che state costruendo quei muscoli intra-addominali e in questo modo riuscite a avere una pancia molto più stretta. Daniel, hai alcune asimmetrie muscolari se sei riuscito a risolverle tutte? Allora, certo, come vedete, a volte se fateci caso nelle foto, posto sempre col braccio destro in avanti. Per quale motivo? Perché in realtà il braccio sinistro me lo sono rotto quando ero bambino. E da lì ho sempre provato a portarlo avanti, ma non arriverà mai ai livelli del mio braccio destro. Per quale motivo? Anche perché non riesco più, guardate, qua riesco a supinare completamente. Qua non riesco a supinare. Vedete il giro? Qua non, io mi sto sforzando, no? Vado più di così mi inizia a far male. Guarda, forse non si vede bene. Vedete? Io non riesco a girare di più. Qua posso girare quanto voglio. Quindi ho provato comunque a portarlo avanti, basta che o prediligete i movimenti unilaterali, quindi scegliete sempre di iniziare col braccio più debole o la parte del corpo più debole, e seconda cosa potete aumentare il volume sul braccio debole, terza cosa potete iniziare sempre col braccio debole e poi fermarvi quando questo braccio non ce la fa più, vi fermate anche con questo braccio, quindi provate più o meno a far riportare in su la parte del corpo carente. Un'altra cosa è colpirlo sempre più spesso, ma questo è proprio per un gruppo muscolare. Se intendi come asimmetrie, braccia decisamente sta migliorando, perché questo era veramente minuscolo, era un braccino, sta migliorando grazie a queste cose che vi ho appena detto. Salvo, la creatina per quanto tempo? La creatina, se è il vostro secondo anno di allenamento, quindi nel primo anno di allenamento vi consiglierei di fare tutto naturale, tra virgolette, senza integratori, senza creatina. Quando invece passate al secondo anno di allenamento, i progressi diventano più difficili da ottenere, la forza è più difficile da aumentare facilmente. Cosa fai? Prendi la creatina, puoi prenderla sempre, non c'è bisogno di fare una loading phase, non c'è bisogno di fare un periodo di scarico, potete farlo se volete, potete fare una loading phase di una settimana consumando 20 grammi di creatina, ma la ricerca scientifica dimostra che non importa. Io quindi consiglio 5 grammi al giorno di creatina. Se ce la fate post-workout con il vostro shake post-workout, con un po' un pasto, diciamo, con dei carboidrati che viene assimilata e assunta meglio, ma non è importante. 5 grammi al giorno quando capita, io ad esempio la faccio di mattina, se no mi dimenticherei. Quindi 5 grammi al giorno. Per quanto tempo indefinito? Se vuoi, ogni 7 settimane prendi una settimana di pausa e continui così. L'altra cosa, usatela in modo strategico. Usatela magari non sempre, ma se voi state in definizione e sapete che magari rischiate di perdere un po' di forza, potreste inserire la creatina, così che provate a mantenere il più possibile. Qual è stata la cosa o il motivo che ti ha fatto entrare nel mondo del fitness? Penso di averlo già accennato in un paio di video. Ho iniziato la prima volta, è stato dopo che mi sono lasciato con una ragazza che stava in una relazione per tanto tempo, era un paio di anni, e mi sono lasciato, avevo un sacco di tempo libero, non sapevo che fare, ho detto andiamo in palestra e ecco, è iniziata così. Purtroppo ho perso 2 anni perché seguivo i magazine bodybuilder e queste cose qua. Posso ottenere dei risultati ottimali senza integratori di alcun tipo? Certo, gli integratori non sono assolutamente essenziali, potete prendere tutto, anzi io consiglio di prendere quasi tutto dal cibo solito, quindi da cibo vero, da carne, uova, pasta, pane, queste cose qui. Gli integratori possono aiutare, possono essere un modo economico per aiutarti appunto a dare quel minimo di più, io dico la ciliegina sulla torta può venire da dagli integratori, però dieta e allenamento sono una cosa fondamentale. Ovviamente, se volete MyProtein, lascio qua il codice muscolavita meno 30% di sconto. Scusate, shameless plug, ma aiuta un sacco il canale. Allora, ciao Giulio, cosa ne pensi riguardo al workout a stomaco vuoto e i vari brucia grassi naturali in ipocalorica? Brucia grassi naturali secondo me fanno veramente poco, perché la cosa principale è il deficit calorico che create mangiando di meno oppure aumentando il cardio che fate. Con queste due cose potete creare il deficit calorico. I termogenici vanno ad aumentare un pochino il metabolismo, ma di poco, magari bruciate 30 calorie in più, quindi non è veramente assolutamente niente. Potete fare, che ne so, le scale. Sì, Tessa? Sì, vai. Potete fare ad esempio un piano in più di scale e avete bruciato la stessa cosa che il termogenico, quindi vi consiglio veramente di non buttare i soldi via in queste cose qua. Workout a stomaco vuoto, se voi vedete l'anno scorso che stavo al lavoro e lavoravo alle 8 di mattina, quindi andavo in palestra alle 5 di mattina, mi allenavo sempre a stomaco vuoto, prendevo solamente una pillola di caffeina, un pre-workout prima, va benissimo.
c'è gente che ha bisogno di mangiare qualcosina prima, queste sono cose personali. Se tu vedi che effettivamente sei più debole quando non mangi, allora mangia qualcosina prima. Se invece vedi che spacchi, perché magari, che ne so, prendi la caffeina, dato che non hai mangiato niente, viene assorbita e ti viene tutto, e sei veramente focused nell'allenamento, allora vedi, questo direi che è una cosa personale. Non ci sono assolutamente problemi in termini di catabolismo muscolare, queste cose qua, quindi state tranquilli. Problema di stitichezza causa dieta bodybuilding. Come risolvere? La stitichezza viene dal fatto che non stai consumando abbastanza fibre alimentari, oppure il tuo introito di fibre alimentari è molto molto variato e quindi il tuo corpo non capisce più niente. Cosa consiglio? Per una ragazza saranno 20-25 grammi di fibre al giorno, per un maschio molto più probabilmente dalle 25 alle 30-35-40 massimo fibre alimentari in un giorno. La cosa importante è che è quasi costante, che questo vuol dire che siete più regolari e vuol dire che iniziate ad andare in bagno con più regolarità. Ovviamente dovete vedere quindi dei cibi che contengono più fibre, ad esempio invece di mangiare la pasta bianca, mangiare la pasta integrale. Questo ad esempio è un consiglio che do sempre, oppure mangiate un po' di frutta perché ci stanno tante fibre. Quindi state attenti anche alle fibre, non solo ai macronutrienti, perché questo vi permette di andare in bagno. Stitichezza, la causa principale è che è molto irregolare il vostro introito di fibre. Allora. Giorgio dice: metodi per rafforzare i tendini e quindi evitare infortuni. Ti dirò sinceramente, in questo momento non ti saprei ben dire una risposta. Penso che varia molto anche di genetica, di che tendini, eccetera, eccetera. Non essendo io un fisioterapista, in questo momento sto studiando, ma non mi viene difficile dirti qualcosa che non sono sicuro al 100%. Mi dispiace. Proverò. Se lo scopro, verrò a dirvi, quando sono sicuro al 100%, perché questa è la cosa. Io vi dico solamente le cose di cui sono sicuro al 100%. Marta Alessio, come comportarsi nel periodo di definizione? Penso che guardando i miei video lo capite, dovete diminuire le calorie e o aggiungere un po' di cardio, non fate troppo subito, non tagliate drasticamente, che poi arrivate in stallo, potete perdere magari sì molto più peso più rapidamente, ma perdete massa muscolare ed arrivate in stallo. Quindi fate una cosa graduale, un po' più a lungo termine, se volete mantenere più massa muscolare possibile. Se avete poco grasso da perdere, allora un mini cut aggressivo per 10 giorni non danneggerà negativamente la massa muscolare, quindi potete farlo. Dovete decidere voi se volete fare un deficit aggressivo, se avete meno grasso da perdere, oppure un periodo di definizione più lungo, ridurre gradualmente le calorie per mantenere più massa muscolare possibile. Ovviamente la cosa più importante è rispettare la vostra dieta, perché non importa sapere che dovete stare in deficit calorico, dovete impostare la dieta. Se voi non riuscite a rispettarla perché avete fame, che è un problema di tanta gente, dovete iniziare a applicare appunto il digiuno intermittente, che praticamente vi pospone il primo pasto, così che avete più calorie in un tempo ristretto, in un periodo ristretto di tempo, e così in realtà avete meno fame. Provateci, se non l'avete ancora fatto, bevete tanta acqua tra e durante i pasti, bevete tè, caffè, acqua gassata, queste cose qua, e mangiate un sacco di verdura o cibi comunque voluminosi. Cosa hai intenzione di fare dopo l'università e quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere nei prossimi anni e mesi? Risposto un attimino prima: dopo l'università non ne ho idea, ragazzi, non mi chiedete. Vedremo come va il canale, vedremo come va appunto il master l'anno prossimo, se trovo un lavoro, eccetera, eccetera, vedremo. Detto questo, vi voglio ringraziare tantissimo, questa è parte 1 del Q&A, parte 2 arriverà. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi piace questo stile a raffica? Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo.